Si chiama Iago the Rockstar, il documentario sulla prima grande mostra dedicata all'artista e ospitata a Palazzo Buonaparte a Roma dal 12 marzo al 28 agosto 2022. Realizzato in coproduzione Izzart e Ballandi, diretto da Giovanni Troilo e scritto da Filippo Nicosia e Marco Pisoni, il documentario è visibile in esclusiva gratuita su Izzart dal 29 settembre. Girato in notturna in bianco e nero, il progetto ripercorre la carriera dell'artista attraverso le sue creazioni più celebri, come la scultura di Papa Benedetto XVI, Habemus Homines, fino a quelle recenti dal significato sociale, Figlio Velato e Pietà. Dal 1 ottobre al 26 febbraio 2023 è in programma Frida Kahlo, Il Caos Dentro, la grande esposizione dedicata alla leggendaria artista messicana e allestita al Museo Storico Nazionale d'Artiglieria dell'Esercito al Mastio della Cittadella di Torino. Negli spazi oggetto dell'opera di valorizzazione da parte di Difesa Servizi S.p.A., la mostra presenterà un percorso articolato in sezioni attraverso opere multimediali e originali pittoriche e fotografiche, testimonianze e documenti, ricostruzioni di ambienti, di abiti e gioielli indossati con seducente arte da Frida. Torna a Roma dal 29 settembre al 2 ottobre il Festival della Letteratura di Viaggio, dedicato al racconto del mondo vicino e lontano, attraverso diverse forme di narrazione di luoghi e culture, dalla geografia all'antropologia, dalla filosofia alla storia, dalla letteratura al giornalismo, dalla fotografia al cinema, dalla musica al fumetto e al gaming. Circa 100 autori nazionali e internazionali per 50 eventi distribuiti in 4 giornate con incontri, premi, laboratori, passeggiate e mostre in cui esplorare il mondo del racconto di viaggio attraverso ricerche, scritture, rappresentazioni, libri e visioni. Sarà The Unknown di Todd Browning, pellicola del 1927, ad aprire la 41esima edizione delle giornate del cinema muto, in programma a Pordenone dal 1 all'8 ottobre. Due le retrospettive dedicate a Norma Talmadge, un'attrice tra le più celebri e quotate negli anni 20, e a Ruritania, la rassegna di film ambientati in un regno di fantasia. La kermesse chiuderà nel segno di Alfred Hitchcock, con l'ultimo film muto del grande regista, The Manx Man, l'isola del peccato, del 1929.